Il meteo fa più freddo che a Natale, in alcune regioni italiane si è toccato anche lo zero termico, temperature più basse rispetto alla media del periodo anche a Pasqua e a Pasquetta. Una corda lunga 43 metri realizzata con i lacci delle mascherine ritrovata al carcere Don Soria di Alessandria, dubbi sull'uso che ne volevano fare i detenuti. Rito abbreviato per i giovani che massacrarono Christian Martinelli alla stazione di Casale nell'ottobre dello scorso anno. Si torna in aula a Vercelli il prossimo 28 aprile. Fabrizio Palenzona pronto ad ufficializzare la sua candidatura a presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. E buonasera, vi sarete resi conto anche voi naturalmente che fa molto più freddo del previsto e ciò che hanno detto anche i meteorologi di Trebi Meteo mettendo a confronto le temperature del periodo dello scorso dicembre con quelle attuali che dovrebbero essere di norma sopra i 10-12 gradi rispetto a quanto dice la tabella. Ad esempio lo scorso Natale le temperature minime sono state diffusamente più alte di questa mattina, faceva più caldo da nord a sud e non di poco. Sulle coste tirreniche, Calabria, Sicilia e Sardegna, minime anche di 12-14 gradi, sull'entroterra del centro-sud in genere si spaziava dai 7 ai 10 gradi, ha affermato il meteorologo Edoardo Ferrara. Al nord nessuna gelata se non giusto sulle Alpi orientali. In Valpadana valori in genere compresi tra i 5 gradi e gli 8 gradi, in alcune città la differenza tra le minime di questa mattina con quelle dello scorso Natale sono anche di 14 gradi, come vedete appunto nel caso di Firenze. Insomma, certamente non temperature pasquali. Era in programma una clamorosa evasione dal carcere Don Soria di Alessandria. Il punto interrogativo è decisamente d'obbligo, ma è un punto interrogativo che è stato lanciato in queste ore dal SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, a seguito del ritrovo di una corda lunga 44 metri realizzata intrecciando i lacci delle mascherine chirurgiche. L'oggetto era stato nascosto nel magazzino di una sezione detentiva e poi ritrovato dagli agenti in questi giorni. Ogni giorno la polizia penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per prevenire e contrastare eventi criminosi e delinquenziali nelle affollate sezioni detentive delle carceri, ha detto il segretario generale del SAP Donato Capece. Questo deve convincere sempre più sull'importanza da dedicare all'aggiornamento professionale dei poliziotti penitenziari, come ad esempio le attività finalizzate a prevenire i tentativi di introduzione di telefonini e droga in carcere, proprio in materia di contrasto all'uso e al commercio di sostanze stupefacenti. Rito abbreviato per i ragazzi che aggredirono Christian Martinelli nell'ottobre dello scorso anno. Il giovane, massacrato di botte e pugni, morì poche ore dopo all'ospedale di Casale Monferrato, dove era stato ricoverato in fin di vita alcuni giorni prima. Hanno rinunciato alla fase dibattimentale del processo e quindi saranno giudicati con il rito abbreviato ed avranno diritto anche ad uno sconto di un terzo della pena. I ragazzi che massacrarono Christian Martinelli, il giovane di 34 anni, ucciso alla stazione di Casale Monferrato l'ottobre dello scorso anno. Nicolae Kapstrib, Janet Di Perri, Bilal Zabori, Yasser Ait Benasser, questi i nomi degli autori del pestaggio che ridussero prima in fin di vita e poi alla morte il giovane casalese e ora siederanno nella l'aula di tribunale il 29 maggio prossimo. Questa mattina in tribunale a Vercelli si è celebrata l'udienza preliminare del processo. Si continua il 28 aprile con le testimonianze e l'esame degli imputati. L'accusa è quella di omicidio preterintenzionale e rapina. Il 22 giugno invece a Torino al tribunale dei minori si presenterà il ragazzo della banda che avrebbe partecipato al pestaggio. La famiglia di Martinelli, madre, padre e sorella, ha formalizzato la sua costituzione parte civile. L'idea è quella di ottenere il pagamento delle spese processuali e di avere
raccogliere una somma a risarcimento in modo da poter costituire una fondazione con il nome di Christian. Un delitto assurdo quello del giovane casalese. Il ragazzo si trovava in stazione quando era stato aggredito da uno degli imputati che voleva rubargli gli occhiali da sole. La vittima aveva reagito, quegli occhiali gliel'aveva regalati la madre, lui ci teneva molto. A quel punto si era scatenata la furia del gruppo che si era accanito sul corpo di Christian a calci, pugni e anche sembra con una spranga. Un passante aveva dato l'allarme, il ragazzo era stato portato in fin di vita all'ospedale di Casale, dove dopo alcuni giorni era morto. Fa più freddo che a Natale, in alcune regioni italiane è toccato anche lo zero termico, temperature più basse rispetto alle medie del periodo, anche a Pasqua e a Pasquetta. Una corda lunga 44 metri realizzata con i lacci delle mascherine è stata ritrovata nel carcere Don Soria di Alessandria, dubbi sull'uso che ne volevano fare i detenuti. Rito abbreviato per i giovani che massacrarono Christian Martinelli alla stazione di Casale Monferrato nell'ottobre dello scorso anno. Si torna in aula a Vercelli il prossimo 28 aprile. Fabrizio Palenzona pronto ad ufficializzare la sua candidatura a presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale. Ve ne sarete resi conto anche voi, fa decisamente più freddo rispetto a qualche settimana fa. I meteorologi ci dicono che fa addirittura più freddo che a Natale. Lo dicono appunto i meteorologi di Trebi Meteo che hanno messo a confronto le temperature del periodo dello scorso dicembre con quelle attuali, che dovrebbero essere di norma sopra i 12 gradi rispetto a quanto dice la tabella. Ad esempio, lo scorso Natale le temperature minime sono state diffusamente più alte di questa mattina, faceva più caldo da nord a sud e non di poco sulle coste tirreniche, Calabria, Sicilia e Sardegna, minime anche di 12 e 14 gradi. Sull'entroterra del centro-sud in genere si spaziava dai 7 ai 10 gradi, ha affermato il meteorologo Edoardo Ferrara. Al nord nessuna gelata se non giusto sulle Alpi orientali. In Valpadana valori in genere compresi tra i 5 gradi e gli 8. In alcune città la differenza tra le minime di questa mattina con quelle dello scorso Natale sono anche di 14 gradi, come vedete, ad esempio nel caso di Firenze. Oggi 0 gradi, a Natale 14. Era in programma una clamorosa evasione dal carcere Don Soria di Alessandria. Il punto interrogativo è d'obbligo ed è quello che si chiedono anche in queste ore gli agenti del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria a seguito del ritrovamento di una corda lunga 44 metri realizzata intrecciando i laccetti delle mascherine chirurgiche. L'oggetto era stato nascosto nel magazzino di una sezione detentiva e poi rinvenuto dagli agenti in questi giorni. Ogni giorno la Polizia Penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per prevenire e contrastare eventi criminosi e delinquenziali nelle affollate sezioni detentive delle carceri, ha detto il segretario generale del SAP Donato Capece. Questo deve convincere sempre di più sull'importanza da dedicare all'aggiornamento professionale dei poliziotti penitenziari, come ad esempio le attività finalizzate a prevenire i tentativi di introdurre telefonini e droga in carcere.
Parliamo di cronaca ancora, questa volta ci spostiamo a Casale Monferrato, rito abbreviato per i ragazzi che aggredirono in stazione a Casale Monferrato lo scorso ottobre, Christian Martinelli, in servizio. Hanno rinunciato alla fase dibattimentale del processo e quindi saranno giudicati con il rito abbreviato ed avranno diritto anche ad uno sconto di un terzo della pena. I ragazzi che massacrarono Christian Martinelli, il giovane di 34 anni, ucciso alla stazione di Casale Monferrato l'ottobre dello scorso anno. Nicolae Kapstrib, Janet Di Perri, Bilal Zabori, Yasser Ait Benasser, questi i nomi degli autori del pestaggio che ridussero prima in fin di vita e poi alla morte il giovane casalese e ora siederanno nella l'aula di tribunale il 29 maggio prossimo. Questa mattina in tribunale a Vercelli si è celebrata l'udienza preliminare del processo. Si continua il 28 aprile con le testimonianze e l'esame degli imputati. L'accusa è quella di omicidio preterintenzionale e rapina. Il 22 giugno invece a Torino al tribunale dei minori si presenterà il ragazzo della banda che avrebbe partecipato al pestaggio. La famiglia di Martinelli, madre, padre e sorella, ha formalizzato la sua costituzione parte civile. L'idea è quella di ottenere il pagamento delle spese processuali e di avere una somma a risarcimento in modo da poter costituire una fondazione con il nome di Christian. Un delitto assurdo quello del giovane casalese. Il ragazzo si trovava in stazione quando era stato aggredito da uno degli imputati che voleva rubargli gli occhiali da sole. La vittima aveva reagito, quegli occhiali gliel'aveva regalati la madre, lui ci teneva molto. A quel punto si era scatenata la furia del gruppo che si era accanito sul corpo di Christian a calci, pugni e anche sembra con una spranga. Un passante aveva dato l'allarme, il ragazzo era stato portato in fin di vita all'ospedale di Casale, dove dopo alcuni giorni era morto. 58 anni, residente in un comune dell'Alessandrino, aveva pensato che un ottimo nascondiglio per oltre un chilo di hashish fosse occultarla in una cassaforte a muro. Da tempo però i movimenti dell'uomo erano seguiti con attenzione dagli agenti della Polizia di Stato che grazie all'aiuto anche dei cani antidroga hanno scoperto il nascondiglio. Fermato sotto casa ed informato della perquisizione, l'uomo ha tentato di sviare le indagini consegnando circa 50 grammi di marijuana detenuta a detto per uso personale. Il possesso però di questa sostanza, troppa secondo gli agenti per essere un uso esclusivamente personale, ha spinto gli operatori ad approfondire la perquisizione con l'impiego di una unità cinofila che era già presente in città. E la perquisizione ha consentito di ritrovare una busta contenente 270 grammi di marijuana che era nascosta in un vecchio frigorifero e poi oltre un chilo di hashish che era custodita in cassaforte insieme a 2.600 euro che sono ritenuti il provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato. E non è nuovo ad azioni altruistiche il carabiniere che l'altra notte ha salvato la vita ad una giovane che minacciava di buttarsi giù dal ponte Meyer di Alessandria. Infatti, già nel 2019 il carabiniere si era reso protagonista di un altro salvataggio. Vediamo il servizio di Ketty Porcello. Quando si nasce angeli lo si è per tutta la vita, punto. E Salvatore Germanà ne è una diretta testimonianza. Lui è il vicebrigadiere in servizio al radiomobile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria che l'altra notte ha salvato la vita a una ragazza che minacciava di buttarsi giù dal ponte Meyer. Un eroe, nonostante lui non si senta tale, che nel luglio del 2019 si trovava con moglie e figlio in una nota piscina della zona per trascorrere un pomeriggio in famiglia. All'improvviso aveva notato il corpicino di una bambina di 7 anni sul fondo della vasca con il viso rivolto verso il pavimento. Senza pensarci due volte si era tuffato in acqua, restituendo alla vita quella creatura che stava appena iniziando a germogliare e che era stata ricoverata in ospedale per un principio di annegamento. Anche l'altra notte il vicebrigadiere ha esercitato quella che è un'attitudine al bene e alla generosità umana, gesti ai più sconosciuti in questo mondo così individualista, menefreghista e troppo spesso anche becero. Ho fatto leva sulle mie fragilità, raccontato ai giornalisti, dopo aver fatto desistere alla ragazza dal buttarsi giù dal ponte Meyer. Ma quello che più impressiona è che quest'uomo, che in pochi come lui può rappresentare il corpo dell'arma dei carabinieri, non ci ha pensato due volte a scavalcare il parapetto della struttura per avvicinarsi alla giovane, portandosi così alla sua stessa condizione, ovvero pericolosamente a cavalcioni tra la vita e la morte. Gesti eroici, sì, che devono fare riflettere, farci soffermare un momento per capire che fare del bene fa bene e non per il desiderio di volerci appuntare delle medaglie al petto, ma per ridare speranza a un mondo che ha imboccato la strada dove ciò che dovrebbe essere ordinario diventa straordinario.
Visita da parte del prefetto di Alessandria, la dottoressa Alessandra Vinciguerra nel comando provinciale del nucleo di polizia economico-finanziaria del gruppo della Guardia di Finanza. Durante l'incontro, il comandante provinciale, il colonnello Massimiliano Pucciarelli, ha illustrato l'organizzazione territoriale della Guardia di Finanza, incontrando inoltre gli ufficiali e i comandanti dei reparti presenti nella provincia. Alla fine della visita, il comandante provinciale ha ringraziato il prefetto per la vicinanza al corpo che ha voluto manifestare con la sua visita, testimonianza di apprezzamento per il compito svolto quotidianamente dalle Fiamme Gialle. Nuova nomina in vista per Fabrizio Palenzona, presidente di Prelios ed ex vicepresidente di Unicredit, pronto ad ufficializzare la sua candidatura alla presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. La lista dei candidati potrebbe essere presentata nella giornata di venerdì, mentre l'elezione è attesa per il 18 aprile. Tortonese in lizza con Palenzona ci sarà tra gli altri l'attuale presidente Giovanni Quaglia. In un primo momento nella lista dei nomi si era aggiunta anche il notaio Andrea Ganelli, per il quale si era parlato di una mediazione portata avanti dal sindaco di Torino Stefano Lorusso. Ad oggi pare che un terzo dei 18 consiglieri sia ancora incerto su chi dare la propria preferenza. La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha da poco approvato un bilancio da record con un avanzo di esercizio pari a 127 milioni, che rappresenta un più 42,6%. La grande validità dell'arte orafa valenzana diventa ogni giorno di più l'oggetto dei desideri dei grandi gruppi specializzati nel gioiello, un mercato sempre in movimento. Oggi il marchio Vende Orafa ha cambiato nuovamente proprietà dal gruppo della multinazionale LVMH, è passato ad una storica famiglia di gioiellieri liguri, i Gismondi. Insomma, dal gruppo multinazionale francese a di nuovo un gruppo italiano. Ce ne parla De Vinci. Il centro del mondo dell'oro e dei gioielli, che è nella città di Valenza, è una realtà di così alto prestigio che da qualche anno è diventato ancora più di prima oggetto dei desideri dei più grandi gruppi mondiali del settore. Non stupisce più il dinamismo impresso alla compravendita di aziende valenzane, un interesse che certifica ulteriormente la validità dell'arte locale. La notizia del giorno è la vendita di un altro grande marchio, Orafa, che da non troppo tempo tra l'altro era entrato nel Pedemonte Group con altre aziende valenziane di altissimo livello. Era stata acquisita quindi dal gruppo LVMH, di cui fa parte anche il notissimo marchio Bulgari. Oggi però Vendorafa è diventata l'oggetto dei desideri della storica famiglia Orafa genovese Gismondi 1754. Tramite l'acquisizione per 600.000 euro di Vendorafa, adesso il nome Gismondi potrà contare su una capacità commerciale maggiorata dal marchio Vendorafa, da molti anni marchio dell'oreficeria valenzana tra i più noti all'estero. Livello raggiunto anche grazie ad idee innovative espresse anche nella struttura in cui si producono i gioielli, che era stata realizzata dall'architetto Ignazio Gardella negli anni 70 e poi ampliata nel 2001 da Jacopo Gardella. La Vendorafa Lombardi è stato anche il primo esempio italiano di laboratorio studiato per la produzione in cui il polo direzionale era collocato al centro, mentre i reparti produttivi erano esposti ai lati e illuminati da luce naturale. In chiusura aggiungiamo che il genio dell'arte orafa valenzana resta in città, perché anche se cambia la proprietà, struttura e dipendenti rimarranno a Valenza, anche se con i nuovi proprietari liguri Gismondi. L'Istat ogni giorno ci riferisce, o quantomeno ogni giorno, di un forte calo del potere d'acquisto delle famiglie italiane a causa dell'inflazione, però secondo il servizio fatto da Alessandra Della Chà, che vedrete tra poco, non si rinuncia comunque a portare in tavola l'uovo, la colomba e magari a farsi qualche breve viaggio.
Le famiglie italiane hanno voglia di Pasqua. È vero, sono stizzati i prezzi al rialzo, Codacons segnala rincari su uova di Pasqua e colombe. Il tutto è dovuto al caro energia, al rincaro stesso delle materie prime, però l'italiano medio ha voglia di festeggiare. Dopo un lungo periodo, dopo questi ultimi anni di difficoltà e di preoccupazioni, c'è voglia di vedere qualcosa di colorato e, perché no, di buono in tavola. Signora, ha appena fatto acquisti per Pasqua, uovo o colomba? Guardi, va bene uovo per bambine, però credo che per gli anziani, amici e tutto quanto, credo che una colomba tradizionale è la cosa migliore. Assolutamente l'uovo. A me piace l'uovo artigianale alessandrino e dentro lo personalizzo con un regalo per il mio bambino, che ormai è più alto di me, ma per me è sempre il mio piccolino. Cosa pensa dei prezzi? Ci sono dei rincari? Ma poco, poco, se ci sono, come tutte, l'inflazione c'è, si vede. Scusi lei. E quindi qualcosina è cresciuto, sì. Ma penso comunque in condizioni ragionevoli rispetto a tutto quello che cresce in giro. Non guardo la spesa quest'anno, almeno per la Pasqua. Noi abbiamo mantenuto i prezzi di l'anno scorso. L'abbiamo contenuto la spesa cercando di comprare bene la materia prima, sempre di ottima qualità, e non facciamo da ammortizzatore, non abbiamo aumentato i prezzi perché sennò poi la gente si trova in difficoltà. C'è la voglia di fare un pensiero, si pensa di più alla tavola di casa propria? No, proprio alla tavola di casa propria no, si pensa ad andare in giro, ad andare magari a trovare persone che non si è visto in questi anni e quindi si porta un regalo e ci si muove, ecco. Sicuramente omaggi senz'altro a colombe e uova, anche confezioni miste, cioè con uova e colombe, e poi la colomba in famiglia, questa diciamo che è d'obbligo, quasi tradizione. Si chiama Progetto Terre d'Ertona e ha lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio del Tortonese, magari facendo conoscere un buon vino come il Timorasso, Fiammetta Merlo. Profumato e corposo, il Dertona Timorasso è il protagonista indiscusso del Tortonese, dove questo particolare vino bianco italiano, riscoperto solo negli anni Ottanta, fa da ambasciatore a un territorio sempre più conosciuto e valorizzato, oltre che apprezzato, grazie alle sue tante bellezze artistiche e paesaggistiche, ma anche per i suoi numerosi prodotti gastronomici. È stato questo il tema della conferenza che si è tenuta in provincia ad Alessandria per presentare il progetto Terre d'Ertona, che da alcuni anni si occupa della promozione dei colli tortonesi di tutte le loro eccellenze. Avere un veicolo, un ambasciatore a livello mondiale come un vino è quello che apre le porte. Il Chianti ha aperto le porte alla Toscana. L'Etna sta esaltando tutta la Sicilia, dalla Valle dei Templi alla Conca d'Oro. Le Langhe sono diventate il primo bacino turistico del Piemonte. Quali sono le caratteristiche che rendono unico questo vino? Intanto che si produce col 100% di Timorasso e poi si fa solo nelle colline tortonesi, nelle cinque valli che vanno dalla Val Curone alla Valle Borbera, passando anche dalla Valle Scrivia, dalla Val Gru e dalla Valle Ossona. Poi la cosa più importante è che è stato il primo messaggio di vino bianco italiano evoluto. Il Dertona Timorasso è sempre più conosciuto, ormai presente in tutte le carte dei vini dei ristoranti stellati. Quale sarà il prossimo passo per valorizzare questo bianco? Stiamo lavorando soprattutto, oltre che come sempre sul mercato italiano, sui mercati esteri. Abbiamo portato parecchi giornalisti per Dertona 2.0 un po' da tutto il mondo. Abbiamo lavorato a Vinitaly appunto con una masterclass dove Gabriele Gorelli ha fatto un eccellente lavoro spiegando il potenziale di questo vino e con tutte le operazioni che possiamo fare come consorzio per mettere in contatto importatori con i nostri vignaioli locali. E sta crescendo tantissimo anche su estero, vuol dire questa cosa dovrebbe avere un grande riverbero anche sulla parte turistica, perché chiaramente è un vino
e poi spesso l'ambasciatore del territorio. Quello che è successo oggi qua, la presentazione di un marchio di territorio che ci permetterà di avere un'identità più precisa, anche questo andrà in quella direzione e aiuterà molto. A favorire la divulgazione del progetto poi anche l'installazione di alcuni cartelloni che saranno collocati in diversi punti strategici del territorio, così da contribuire al rilancio economico e turistico della zona. Bene, siamo arrivati al termine del nostro telegiornale. Naturalmente vi ricordo che come sempre subito dopo ci sarà la pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana. È da poco iniziata la partita allo stadio Mokagatta dei Grigi, che se la dovranno vedere con l'Ancona, devono portare a casa un risultato positivo. Nella pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana si parlerà poi anche di pallavolo. Infatti prende il via domani la Coppa Italia di Serie B, nella quale sarà impegnata la Bollente di Acqui Terme. E poi si parlerà anche di atletica. Bene, io mi fermo qui, grazie per averci seguito, la nostra informazione come sempre torna domani alle 12:30, buona serata.